24 maggio 2023. Che hai lì, Anna? Un ovulo. Una bomboniera rossa, ne hai qualche altro? Sì. Vediamo, perché. Un altro. Belle bomboniere. Vediamo questo intanto. Ecco qua. Vediamo verso qua cosa c'è. Ce n'è qualche altro. Qualche altro. Uno qua sta spuntando. Mi sembra di aver visto un bocciolo di Boletus aereus. Vediamo se avevo ragione. Infatti ho ragione. Non lo so se si distingue bene. Ecco qua. Spettacolo. Si trova anche qualche galletto. Qualche gallettino. Ecco qua. Continua la ricerca. Zona Basse Madonie, Sughereta. Ancora qualche galletto. Qualche galletto si trova. Qualche galletto si trova. Ci accontentiamo per il momento. Ancora galletti. Anna, vieni con il paniere. Ancora galletti. Beh, insomma, sì. Vediamo il resoconto per il momento. Un po' di luce. Ecco qua, a voi. A quanto pare ancora galletti, ecco qua. Anna, vieni qua che... Ecco qua. Attenta che lì c'è pure una bella macchia di galletti pure lì. Qua pure, sono nascosti in mezzo alle foglie. Lo so. Continua la ricerca, ci siamo addentrati un po', continuiamo con i galletti, Cantarellus cibarius nella fattispecie. Adesso ho intravisto qualche biondone al secolo Lecinum lepidum. E io non sto cercando per oggi e quindi li lascio qui. Qua c'è il primo, vedete. Adesso ne avevo visto qualche altro.
Qua ce n'è un altro più piccolino, guardate che carino, eccolo qua, lo lasciamo pure. Ne avevo visto anche qualche altro, vediamo, qua sempre quello. Vediamo cosa avevo visto. Qua c'è una russola. Russola, eccolo qua l'altro. Guardate pure bellissimi esemplari che stanno crescendo. Ora è un po' strano, ma a maggio ce la fanno anche loro con le temperature miti, ma è uno spettacolo vederli. Io non li tocco, li lascio qui, ve li faccio ammirare. Chiudo e ci risentiamo dopo. Vieni qua. Qua, vicino. Ecco qua. Insomma, un po'. Leggermente. Peccato. Troppo caldo. Peccato. Ha preso un brutto colore. Vabbè, si può fare secco. Continuiamo con i gallinacci. Cantarellus cibarius. Ecco qua. Inquadratura, boccioletto, questo è un bel boccioletto, ecco qua, vedi? Ok, guarda qua, tutto insieme, ecco qua, li prendi? Rieccoci nel sottobosco che continua a regalare queste meraviglie, guardate che bello. Ecco qua. Ora, per gli ovoli e i porcini bisogna recarsi nelle radune erbose con poche sterpaglie, poco sottobosco, diciamo così. Non appena si entra sotto gli alberi è quello che si trova, è questo. Adesso vediamo, questa è una piccola russola. Va bene. Che bello. E niente, confermo i ritrovamenti di Lecinum lepidum che continuano. Ecco qui un altro esemplare, vedete? Per quanto riguarda gli ovoli e i porcini bisogna concentrarsi ai margini del bosco, perché non appena si entra nel sottobosco praticamente scompaiono. Ricordiamo che siamo a maggio, quasi giugno, ha piovuto bene, per carità, e adesso vediamo cosa ci riserva
il proseguo. A dopo. Ok, siamo giunti in una strada sterrata che ci porta alla macchina. Ci accingiamo a fare il ritorno. Adesso live, ma live, un altro boccioletto di Leccinum lepidum, più comunemente chiamati leccini, eccolo qua. Guardate che bello. Io lo lascio qua come tutti gli altri, dal momento che non li consumo non vedo il motivo di raccoglierli, preferisco lasciarli qua. Ok, esco di nuovo e mi accingo ad andare in macchina. Questo è il mio primo video per quanto riguarda il mondo dei funghi. È una passione che coltivo da tantissimi anni, da quando ero praticamente bambino. Non l'ho mai condivisa con voi nel mondo dei social, non più che altro ho sempre condiviso altri contenuti, un altro tipo di contenuti. Chi mi segue lo sa. Va bene, ci vediamo alla prossima. È stato un piacere girare questo video e quindi ciao, ciao a tutti.